bunny se sono di buon umore, Ati? Ehi, bye! Ehi, le bunny sono di buon umore, perché? Forse hanno fatto pace con i giocatori di basket. O forse sono andate a fare shopping e hanno comprato dei vestiti. Non mi piace quando sono di buon umore. Bunny, siete così allegre, siete di buon umore? Sì, Pizza, oggi siamo di ottimo umore. Sì, basta essere tristi, giusto Bunny? Domani ci sarà una grande festa. Domani è la festa di Halloween e tutti andranno fuori di testa. Tutti faranno vedere i loro costumi. Ma io e Pizzotta avremo i costumi più belli, si sa. Aha, li ho scelti io. Prepara una cioccolata calda per me, Maya, e per mascotte? Carote fresche. Ok, capito. Ci sarà un menù speciale? Io e Pizzotta stiamo già preparando dei dolcetti spaventosi. Non vedo l'ora che arrivi la festa di domani, è così interessante, mi chiedo chi ci sarà. Sono sicura che le rane non saranno spaventose, solo buffe. Sapete, domani tutti avranno paura di me. Wow, mascotte! Ma perché dovresti spaventarti? Una squadra. Siamo una squadra! Non mi piacciono le bunny, si mettono sempre in mostra alle feste, specialmente ad Halloween. Dima, perché non ci vestiamo da coniglietti domani? Cosa? Ma che dici? Oh dai, sarò la tua coniglietta! Ma che state dicendo? Le bunny si arrabbieranno! Ascolta, codina di cavallo, fatti gli apparecci tuoi, Dima, domani ci vestiamo da coniglietti! Sono un calciatore? Sarò un calciatore zombie. Dima, quello che non mi piace di te è che fai sempre il difficile. Avete già chiamato una truccatrice? Domani ci truccheremo, giusto? Blondie, non preoccuparti, abbiamo già preparato tutto. Truccatrice compresa. Avremo un trucco che farà impazzire tutti i ragazzi. Esatto, saremo spaventosamente terribili, saremo molto belle. È fantastico, spero che tutti si ricordino di me. Almeno ad Halloween voglio spaccare. Domani faremo questa festa. Sì, yuhu! Ragazzi, tra un minuto la Coach Abby andrà in palestra a cambiarsi. Dobbiamo parlare con lei. Sì, dobbiamo parlare con lei. Coach Abby, possiamo parlarle solo un minuto? La prego. La prego, Coach. Giocatori di basket, non ho niente da dirvi. Seguiamo la forza. Giocatori di basket, smettetela di seguirmi! Non ho niente da dirvi! Coach Abby, sappiamo che è nervosa per le ragazze, ma noi non siamo coinvolti. Lasci che le diciamo la verità. Le ragazze erano nei guai, lo sa. Il fanpazzo le ha rinchiuse nella stanza degli allenamenti per 24 ore. Non capisco, perché qualcuno non me l'ha detto prima, eh? Ci abbiamo provato, ma lei ci ha cacciato dallo spogliatoio. Sì, non ci ha nemmeno lasciato finire. La prego, lasci che le ragazze partecipino alla festa. Sarebbe noiosa senza loro. I giocatori di basket e le bunny ci saranno alla festa, no? Non potevo dargli una punizione del genere, altrimenti, beh, la festa sarebbe stata noiosa, non credete, eh? Vuole che puniamo il fan? Simone, i pugni non risolvono mai i problemi. Dobbiamo scoprire perché Alan è venuto nella nostra scuola e cosa vuole dalle cheerleader. Avrà una cotta per una delle ragazze. Quando le ragazze hanno una cotta per qualcuno non si comportano in modo così strano. Calmatevi. Avete sentito che ha detto la coach? Dobbiamo capire perché questo fan è venuto a scuola. Perché non glielo vai a chiedere? Te lo dirà subito, no? Comunque ragazzi, domani prima della festa di Halloween dobbiamo scoprire chi è Alan, cosa ci fa nella nostra scuola e cosa vuole dalle bunny. Siete in grado di farlo? E allora? Possiamo farcela, coach. Possiamo farcela, vero, raga? Sì, possiamo farcela. Beh, allora andate subito ad indagare, perché io ora devo cambiarmi. A dopo, coach. Spero che ci riescano, perché le mie bambine hanno sempre dei problemi. Ehi, Alan, tu di cosa ti occupi? Hai per caso qualche hobby? Giada, ma che cos'è, un interrogatorio? Laila, ho bisogno di sapere con chi esce la mia migliore amica, così sarà di sicuro in buone mani. Beh, io pratico il judo, così posso proteggere la mia ragazza. Leggo anche molto, e così che posso sostenere qualsiasi conversazione intelligente con una ragazza davvero intelligente. Oh, Maya, guarda un po', Alan sta sempre appiccicato alla sua nuova ragazza. Oh, ciao ragazze, siete bellissime. Lo siete sempre. Alan, che stai facendo? Io sono qui. Oh, Laila, non essere gelosa di Alan. Tutto quello che vogliamo sapere è quello che è successo con la Coach Abby. Avanti, diccelo. Sì, avanti, dici tutto. Siamo veramente molto curiose. Bunny, ora smettetela di importunare Alan, altrimenti mi alzo. Sentite, ragazze, forse non dovremmo dire nulla alla Coach Abby. Ha già dimenticato tutto. Che ne dite di fare un po' di pace? Alan, non puoi fare pace con le Bunny. Ascolta, Laila, è meglio. Inoltre, Alan, abbiamo una regola molto importante qui, sappilo. Se vuoi continuare a frequentarmi, non devi vedere le bunny, non puoi più parlare con loro. Non mi piace affatto questa regola. Senti, Alan, se non ti piace questa regola, beh, allora vuol dire che non ti piace neanche la mia amica Laila. Thomas, smetti di seguirci. Ma io sto uscendo con te, carina. Uscire insieme? Non usciamo più insieme. Sì, l'hai sentita, no? Ora vai. Ti sei disinnamorata di me? Non ci posso credere. Thomas, che tu ci creda o no, tra noi è finita. L'hai sentita? È finita e non provarci più con carina.
Che è successo qui, Thomas, che stai facendo? Ti ha lasciato? Sì, ma le voglio troppo bene. Tutta colpa di Mary. Oh, Thomas, sempre meglio evitare gli amici all'interno di una relazione. Anch'io avevo un'amica e mi ha rubato il ragazzo. Pensa che amica. Julie, non ti ha rubato nessuno, è solo che Bruno si è innamorato di me. Sì, esatto, succede. Ma come faccio a riprendermi Carina? Trovati un'altra tipa e Carina tornerà subito da te, vedrai. Lo pensi davvero? Julie, vuoi uscire con me per caso? Beh, onestamente devo pensarci, ma ecco, forse sì. Sì, ci esco con te. Guarda, ci siamo appena lasciati e lui sta già limonando con Julie. Carina, te l'ho detto che non era il tuo tipo. Thomas, credimi, io non sono come Carina. Ti amerò per il resto della mia vita. Julie, Thomas non ha bisogno del tuo amore per il resto della sua vita. Sta con te per riavere Carina. Giorgia, non metterti in mezzo, forse funzionerà. Bruno, conosco Julie e non funzionerà. Ora che ho una nuova tipa, andiamo al bar. Offrirò delle ciambelle a tutti. Oh, è proprio l'uomo che stavo cercando. Siate seri, ragazzi, è questo il compito che vi ha dato l'allenatrice Abby? Perché pensa che avremo problemi con questo Alan? Non capisco. Sì, ci ha creduto. Beh, ha creduto a me. Le abbiamo detto tutta la verità, ragazze. E comunque, sappiate che la coach Abby vuole smascherare questo fan molto inquietante. Bene, e avete qualche idea? Come faremo a smascherarlo? Cioè, la coach Abby vuole scoprire che cosa vuole da noi? Esatto, la coach Abby vuole saperlo ed anche noi lo vogliamo sapere. Abbiamo già elaborato un piano. Vogliamo rubare il suo zaino e avremo bisogno del vostro aiuto. Wow! Giocatori di basket, voi siete intelligenti. Sì, ottima idea. Ma cosa potremo trovare lì dentro? Beh, se nel suo zaino ci fosse il suo diario personale, allora tutto potrebbe essere più chiaro. Potremmo capire cosa vuole da noi. Siete d'accordo, allora? Voi lo distrarrete e noi gli ruberemo lo zaino. Distrarlo? Che tipo di distrazione? Beh, vi do un consiglio. Potreste portarlo alla tavola calda e poi offrirgli un bel caffè macchiato. Dirgli che volete parlargli e lui accorrerà da voi come un pazzo. Forza, ragazze, facciamolo. Non vedo l'ora di frugare nel suo zaino. Ok, giocatori di basket, facciamolo. Nat e Eva sono fortunate a non essere a scuola, altrimenti dovrebbero fare tutto questo con noi. È vero, Diana, ma sarai tu a parlare e non io. No, Maya, lo facciamo insieme. Forza, ragazze, facciamolo. Facciamolo. Salve a tutti, ragazzi. Ciao, salve, professor Mike. E voi che ci fate qui? Beh, noi vorremmo imparare come gli adolescenti normali, sa? Siamo stanchi di essere chiusi in cantina. C'è troppa poca luce e molte ragnatele. Vogliamo studiare come ragazzi normali in una classe normale. So che volete imparare come ragazzi normali, ma voi non siete esattamente il tipo di ragazzi che frequentano una scuola normale. Ci dia allora un paio di motivi per cui non siamo dei ragazzi normali. È vero, abbiamo uno zaino e veniamo a scuola tutti i giorni. In cosa siamo diversi dai ragazzi normali? Avete 100 anni ed avete la pelle chiara. Perché dovrei spiegarvi le differenze? Lo sapete da voi stessi oppure sbaglio? Beh, sa, prof, si sbaglia. Perché non tutti i presenti hanno 100 anni. E se non ci porta in una classe normale, ci sarà una grande rivolta. Sì, una grande rivolta. Ci ribelleremo. Una rivolta così grande che distruggeremo tutto. È questo che vuole. Interromperemo le lezioni e dipingeremo i muri solo con le lettere Z. E va bene, adolescenti protestanti. Andiamo nell'ufficio del preside e parlatene direttamente con lui, va bene? Sono pronta ad andare dal direttore. Anche io. Anche io. Il direttore ci capirà, lo so. Lo farà oppure vi espellerà. Sono due i casi. Alan, dobbiamo incipriarci il naso. Aspettaci qui. Va bene, ma non tardate, ok? Maya, Alan è da solo. È tempo di andare. Giocatori di basket. Allora, Alan, abbiamo cambiato idea. Vogliamo essere tue amiche. Sì, che ne dici di andare in mensa a bere una cioccolata calda e a festeggiare tutto questo? Certo, perché no? Facciamolo. Fantastico, allora andiamo. Allora, Alan, ti piace? Laila, con chi stai parlando? Alan non c'è, guarda. Gli ho detto che doveva aspettarmi qui. Forse è andato a incipriarsi il naso al primo piano. Va bene, allora lo aspetteremo. Pizza Ice, una cioccolata calda, per favore. 3 cioccolate calde per noi e il nostro nuovo amico, sì! Ah, che bello, sono così felice che diventiamo amici. Sì, anche noi siamo molto contente. Ok, ops, le Bunny hanno fatto amicizia con il fan pazzo. A giudicare dal tono delle ragazze sembrano tramare qualcosa. Prendiamo una cioccolata e tanti marshmallow. Ragazze, svegliatemi, questo che è un incubo. A quanto pare no, il fidanzato della Bulla sta con le Bunny. Oh mio Dio, ma che razza di amicizia è questa? Credo che le Bunny abbiano in mente qualcosa. Bene, ragazze, teneteli d'occhio e ascoltate quello che dicono, mi raccomando, eh.
Ragazzi, qualcuno si ricorda dov'è il suo armadio? Scusate? State aprendo il mio armadio per caso? Aspettate! Ecco il suo armadio! Ed il suo zaino! Forza ragazzi, andiamo! Vediamo cos'ha nello zaino! Chi ha trovato lo zaino? L'ho trovato io! Andiamo! E voi perdenti non avete visto nulla, è chiaro? Sarete come delle scimmiotte cieche! Avete visto? I giocatori di basket hanno rubato uno zaino! Ma noi siamo scimmiotte, andiamo al cinema! Non lo so quello che vuoi tu! Ragazzi, nel corridoio, forza! Giocatori di basket, non si corre! Ah? Sì, va bene, tuo pace! Pazzesco! Il mio Alan è l'unico bravo ragazzo! Ma dov'è finito, accidente? Probabilmente si sta incipriando il naso! Diana, finalmente abbiamo lo zaino! Forza, vediamo che c'è dentro! No, lo guarderemo con le ragazze! Sapete, raga, la cosa importante è non fare parlare i perdenti! Che c'è, hai paura? Non ho paura, sono solo preoccupato! Voi ragazze siete davvero fantastiche! La vostra cioccolata calda, sono felice che siate amici! Grazie, pizza! Maya, ho appena ricevuto un messaggio, dobbiamo andare. Sì, andiamo. Dove state andando? È la cioccolata calda. Alan, puoi bere anche la nostra se vuoi. Guardate ragazze, non vi sembra strano? Hanno ordinato la cioccolata e poi se ne sono andate. Forse non hanno i soldi per pagarla? Ok ragazze, sta succedendo qualcosa, sicuramente me lo sento. È quello che penso anch'io, però mi chiedo cosa. Ben fatto ragazzi, non abbiamo mai avuto dubbi. Ehi, dammi qui lo zaino, forza. Ecco Diana. Vediamo cosa c'è qui dentro. Ragazzi, tenetevi a distanza, altrimenti vedranno tutti. Diana, tira fuori. Vediamo che c'è lì dentro. Ah, lo sapevo, un diario personale. Sapevo che ne aveva uno. Vediamo che c'è qui dentro. Non vedo l'ora di scoprirlo. Un ragazzo che ha un diario personale? Che strana cosa. Ma se anche tu ce l'avevi fino ad un anno fa. Ti avevo detto di non dirlo a nessuno, cafone. Ecco qua, proprio quello che ci serve. Qui c'è scritto delle cheerleader. Caro diario, ecco, il mio sogno si è avverato. Beh, direi quasi avverato, perché sono nella scuola delle Bunny. E spero di fare amicizia con le cheerleader. E se sarò fortunata, forse una delle Bunny si innamorerà di me. E nel frattempo, il mio obiettivo è quello di diventare una mascotte. Sono certo di farcela. Questo fan è un pazzo. Si vuole innamorare. Ha bisogno di lui, si è visto in faccia. Calmati, Simo, in fondo non è un mostro, no? Sì, ma comunque siamo i migliori. Ragazzi, calmatevi. La cosa importante è che sappiamo cosa sta cercando. Dobbiamo dirlo a Debbie il prima possibile. Maya, avremo tempo per dirglielo, ma ora l'importante è questo. Allora, ragazzi, direi che il fan pazzo è nei guai. Che facciamo? Andiamo a seppellirlo? No, Simone, non lo seppelliremo domani ad Halloween, ma lo faremo presto. Ragazzi, avete visto? Abbiamo smascherato questo fan pazzo, quindi mettete un like, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e aspettate i nuovi fantastici episodi. Ci rivediamo presto! Ciao! Simone, riprenditi lo zaino. Ma anche no!